È così che comincia il nostro documentario sulla pesca subacquea all'argentario. In questa splendida giornata di febbraio 2005 vediamo la snella e facile entrata in acqua del nostro Armando, noto come Armand Sub, valoroso pescatore conosciuto in campo nazionale, italiano e albanese, dove affonda le sue radici. Con noi c'è anche Giuseppe, esperto conoscitore del Tirreno, in quanto originario di Iglesias, una ridente cittadina della Sardegna. Purtroppo, come possiamo vedere dalla faccia sconsolata, ha perso il boccaio e non può entrare in acqua. Così raggiungo Armando che mi sta aspettando e freme dalla voglia di qualche bella cattura. Solitamente monto la telecamera sul fucile, ma oggi voglio sperimentare delle riprese diverse e così la tengo con la mano sinistra. Non ci metto molto a capire che con questo mare la tecnica migliore è l'agguato nella schiuma in acqua bassa. E le prede da insidiare sono cefali e spigole. Quindi ci spingiamo fino alla punta, dove la costa è più battuta dal mare e con la risacca che tutto smuove crea una mangianza che poi finisce per attirare anche predatori come la spigola. Sono quasi 3 ore che stiamo in acqua e a parte qualche cefalo spaurito che non ho potuto filmare, di spigole neanche l'ombra. E Armando mi dice che comincia a sentire freddo alle mani. Già, perché per lui l'acqua non è ancora abbastanza fredda da indossare guanti. Così decidiamo di tornare indietro e di chiudere con un bel cappotto. Sciacquatina di rito
e poi via su per il sentiero. Sarà per il freddo e la fatica accumulata. Sarà per la zavorra e la pesante borsa che sembra di risalire pendenza il 90% per almeno 1000 metri. Però che passione! Arrivati in cima, ci riempiamo gli occhi di questo magnifico panorama. Sì, ma il pesce dov'è? Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare... Nessun problema. La pescheria da Roberto è aperta sempre, anche la domenica. E dalle 8 alle 20 non si ferma mai. Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. Qua giù tutti sono allegri, guizzando di qua e di là. Invece là sulla terra, il pesce è triste assai, rinchiuso in una boccia, che brutto destino avrà. Se l'uomo verrà un po' fame, il pesce si va per là. Oh no, in fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. E non si rischia di affocar, non c'è un amo in fondo al mare. La vita è ricca di bollicine in fondo al mare, in fondo al mare. Con questo ritmo la vita... Non è una vergogna non prendere pesce, perché non sono i chilogrammi di pesce che si portano a casa a fare un bravo pescatore. Già, ormai la parola pesca subacquea è di uso comune, ma la nostra non è una pesca, ma una caccia, dove il pesce che spariamo lo abbiamo già catalogato e pesato con gli occhi. Con il nasello, a violoncello, con la sardina, all'ocarina e con l'orata, vedrai che coro si farà! Che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più. Ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Grande fortuna vivere insieme in fondo al mar. Questa sera si mangia pesce e spada. Arrivederci e grazie.